amici di Omeopatia in Piazza, buongiorno, sempre da Bologna, sempre in occasione di questo bellissimo convegno ventennale della SIOMI, l'Associazione Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata. Abbiamo un altro caro amico, il dottor Ennio Mascello, che oltre a essere un membro del direttivo della SIOMI, è un omeopata con una lunghissima esperienza in Bologna, dove appunto medico e pratica l'omeopatia, ma è anche docente a contratto sempre di omeopatia presso l'Università di Siena, dove c'è un master, e porta avanti come responsabile didattico la sede della scuola di omeopatia di Bologna della SIOMI. Ennio, grazie di rispondere alle nostre domande. E partiamo subito con una domanda, diciamo, importante. Perché una persona, un paziente, deve scegliere l'omeopatia? Cioè, cosa gli dà l'omeopatia come scelta terapeutica? Allora, io nasco tossicologo industriale, ho una forte, come dire, attrazione per le scienze ecologiche, quindi dico che noi siamo ciò che ci infiliamo in corpo, quindi noi siamo il cibo, noi siamo l'aria, noi siamo l'acqua e noi siamo le medicine che ci mettiamo dentro. Quindi questo in assoluto è la prima ragione. Se ne posso aggiungere un'altra, è che è bella, è efficace, è completa, si rivolge all'uomo che ha un problema, cerca di armonizzare il suo problema, la sua malattia in un contesto, di interpretarla in un contesto. Quindi se c'è qualcosa che può guarire e non solo curare, lo fa certo meglio l'omeopatia di tante altre cose. Questo, mi piace molto questa risposta, molto completa e interessante. E mi dà subito, diciamo così, la brio per un'altra domanda. Che motivazione allora hanno tutti questi attacchi che vengono fatti negli ultimi due anni in maniera molto serrata all'omeopatia, come quella, invece di cercare di comprenderla di più? Cercando di non essere scurrile nel dire le cose, viviamo in una società con pochissima etica, pochissimi valori. Il denaro è il valore principale, quello in base al quale stabilisci il successo di un individuo, il suo potere sociale. L'omeopatia è un piccolo mondo, ha pochi soldi, produce poca ricchezza, quindi. Poi c'è anche un altro difetto, è molto etica come medicina. In un mondo di maneggioni, di aviti, di amebe, come quello nel quale stiamo vivendo, non c'è posto per chi ha troppa etica. Quella fa funzionare il cervello e l'anima, e c'è poco del primo e meno del secondo. E, diciamo così, per completare un discorso, cioè tu che hai già dimostrato nelle tue risposte di avere una visione piuttosto ampia, non solo contingente, del fenomeno. Come immagini l'omeopatia tra 10 anni, tra 20 anni? Quale pensi che sia lo sviluppo? Adesso io sto vedendo con estremo piacere tutti questi ragazzi, tutti questi giovani adulti che stanno prendendo in mano il loro futuro. Attraverso una guerra per la salvaguardia dell'ambiente, e io vedo le due cose andare pari passo. L'omeopatia farà parte di un sistema per salvare l'ambiente. Quando ti infili in corpo una medicina di sintesi, ti inquini. Quando ti infili in corpo l'omeopatia, ti togli qualche schifezza da dentro. Quindi le due cose andranno di pari passo, come dire, bene bene o male male. Speriamo che vadano bene tutte e due,
ne siamo convinti. Ennio, grazie tantissimo. Ma grazie a te. Buona chiacchierata e alla prossima volta. Ciao, grazie.